Abbiamo il grande onore di avere qui con noi Don Mattia Ferrari, che tra pochi minuti presenterà in anteprima il suo ultimo libro, Salvato dai migranti. Io però, Don Mattia, mi ricordo di te quando sull'Appennino modenese per la prima volta venivi a incontrare i ragazzi accolti a quell'epoca. Quanta strada è passata da quel momento? Sì, grazie innanzitutto, è onore mio essere qua. Beh, è passata tanta strada, ma soprattutto tanti incontri, tanti incroci, no? Alcuni dei quali sono raccontati nel libro e alla fine la nostra vita, ma in generale la storia di tutti, anche la storia di Mediterranea che è nata poco dopo quegli incontri, sono tutte quante storie di incroci, storie di incontri, storie di relazioni. Ma che chiedo io, ma forse anche voi, che cosa ci fa un prete in mare? Ma come dire, la richiesta fin dall'inizio è stata una richiesta dei fondatori di Mediterraneo, no? Cioè delle persone che hanno deciso di andare in mare perché la loro idea è sempre stata ed è tuttora quella di non fare una missione di parte, ma di fare la missione di tutti. E quindi fin dall'inizio hanno voluto che la Chiesa partecipasse a questa missione perché è la sfida, quella dell'accoglienza, quella della fraternità, che ci riguarda tutti e o noi la percorriamo insieme o non ne usciremo mai. Grazie Don Mattia, noi ti ascolteremo, ti leggeremo e cogliamo l'occasione perché con questo invito alla fraternità e all'accoglienza chiudiamo qua questi nostri incontri e vi aspettiamo il prossimo anno dal 25 al 28 settembre, sempre con il Festival Francescano. Grazie a tutti, ciao!